Sindaco, dopo la lunga fase di progettazione si parte con i lavori di riqualificazione del lato est del lungomare Marconi di Alba Adriatica. Insomma, opera importante, forse la più importante di questa cittadina. Sì Luca, oggi 20 novembre, una data che segnerò nel mio percorso di amministratore, si conclude una fase molto importante che è quella della idea progettuale, della progettazione, della richiesta di pareri, delle certificazioni, della contrattualizzazione, una fase impegnativa per tutto lo staff tecnico che tanto ha dato sia in termini di tempo che di professionalità. E si apre la nuova fase, quello dell'inizio dei lavori, della cantierizzazione. E per un'opera strategica da un punto di vista turistico e ambientale, un'opera che la città attendeva da tempo ed oggi siamo felici di poter dare inizio a questi lavori. Lavori che interesseranno un lungomare di 2 km e 700 metri, che vedranno riqualificate e restituite alla socialità 7 piazzette, un'opera che ha un importo base di lavori di 5 milioni e 100, un'opera che abbiamo mutualizzato incidendo anche sul bilancio in termini programmatici e mantenendo gli equilibri responsabilmente, gli equilibri economici, e lo abbiamo fatto in modo responsabile, ed un'opera la cui restituzione io seguirò insieme con i miei concittadini. La visualizzazione è già stata ampiamente fornita con una diretta TV che addirittura abbiamo trasmesso nella fase di progettazione preliminare e definitiva, ed oggi il rendering che chiunque può visualizzare restituiscono e fotografano l'immagine dell'opera che verrà restituita, ed anche questi rendering sono accompagnati con un QR code che chiunque può scaricare per navigare all'interno di un'opera. L'auspicio di questa amministrazione, che tanto ha creduto, qual è? E che chiaramente possa convergere rispetto alle aspettative che tutti i cittadini hanno, ma io conservo molta fiducia nello staff tecnico, perché ho seguito come lo stesso staff tecnico ha lavorato, quindi da un mio punto di vista sono sicuramente ottimista, perché le restituzioni di ciò che sarà è sotto gli occhi. Le restituzioni sono sotto gli occhi di tutti. Adesso dobbiamo solo augurarci che la ditta che si è aggiudicata l'appalto, la Edil Asfalti di Città Sant'Angelo, proceda speditamente secondo il cronoprogramma che l'ufficio tecnico ha individuato. C'è un subappaltatore che è la Costram, che è già sul posto per dare inizio ai lavori, e c'è tutto lo staff tecnico, quindi l'architetto Di Filippo Matteo, che ha chiaramente progettato l'opera, il RUP che fa parte del nostro ufficio tecnico, il geometra Di Salvatore, c'è il responsabile della parte strutturale, c'è il responsabile della sicurezza, così come il responsabile che segue tutta la riqualificazione del verde e ambientale. I presupposti ci sono tutti, adesso bisogna iniziare e andare speditamente verso il risultato finale, perché la città ha bisogno sicuramente di quest'opera. La speranza, già l'ho detto, è che quando andremo a lavorare sulla zona nord lo si faccia in contestualità con un'opera altrettanto strategica per questa città, che è il posizionamento delle scogliere. È stata fatta la scelta di partire da via Isonzo, dalla zona sud dove adesso noi ci troviamo, per ovvie ragioni, per coordinare tutti i lavori di cui questa città ha bisogno, e come il lavoro del rifacimento della condotta di via Mazzini, che prenderà avvio dopo la stagione estiva 2024, di modo che la città possa riacquisire in tutta la sua dimensione globale la dignità che merita. Questo è il nostro auspicio, questo è ciò che la città attende, e noi lavoreremo affinché il risultato venga raggiunto.